Wow, ci sono. A scatti, ma ci sono in teoria. Aspetta, magari mi ingrandisco un pochettino, anche se comunque vedi come dico un po' a scatti. La verità è anche la luce, perché se metto questa luce sembra un poco meglio, solo che sta luce mi acceca un po'. Magari metto un pochettino più in grande. Anche se vabbè. Così a caso, mi metto così in mezzo. Non sto utilizzando ovviamente la mia attrezzatura, perché quella è tutta a casa mia in Italia. E quindi sto usando un PC portatile, che ha un po' di potenza perlomeno, vediamo un pochettino, devo fare un po' di test. Così vedo un attimino come se la cava, infatti sto facendo tutto questo stream di testing. Gentile concessione del mio coinquilino Matteo, che mi ha detto... Non hai la tua roba, però prova a farlo con questo qua, vedi come ti trovi. Quindi per il momento vedrò di utilizzare questo portatile, vediamo come se la cava. Porterò esclusivamente retro, anche se vabbè, comunque alla fine, per la maggior parte, portavo solo retro. E vediamo un po' come va per questo mese, perché a ottobre c'è il mese di horror che io faccio ogni anno. E quindi onestamente volevo fare il mese horror pure quest'anno. Allora, vediamo un attimino con. Cosa? Come passa il volume che qua esplode il cervello a tutti, penso. Un violino frustata? Vuoi vederlo, Zago? Sarei curioso pure io. Vedete bene? Sì, aspetta che mi metto un pochettino più piccolo, perché mi devo mettere un pochettino più piccolo. Ok, dobbiamo andare bene. Ditemi come sentite il gioco. Aveva il suo avatarino e parlava della comparazione del Nemesis. Sì. Astra, ok. Non mi ricordo il nome, però me l'avevo visto tutto il video. Direi buono? Ora vediamo. Sentiamo pure. Facciamo giusto un test proprio di gameplay e vediamo come lo vedete in live. Comunque, sì. Sentiamo il bel doppiaggio. Sentiamo Snake. Tanto tempo fa viveva nel regno di Gallomia uno stregone chiamato Zarok. Uomo arrogante e spietato, Zarok odiava i suoi concittadini per i costumi semplici e Basso. pacifici. Ora. Decise quindi di radunare un esercito di demoni e partì alla conquista del regno. Il campione del re, Sir Daniel Fortescue, capeggiò le milizie durante la battaglia contro Ora l'Orda come dei sentite? Piedimoni. Ancora oggi il popolo canta ballate che raccontano di come guidò la Ancora carica basso? contro la schiera maledetta, Ok. di come i demoni cadevano ai suoi piedi come spighe di fronte alla I falce, demoni, e di eh? No, come i alla fine, demoni, i benché demoni. ferito a morte, annientò lo stregone. Fortescue entrò nella storia quel giorno come l'eroe di Gallonia. Le sue gesta inaugurarono un periodo di pace che sarebbe durato 100 anni. Fino a quando lo stregone tornò. Andiamo avanti, va? Saltiamo. Devo vedere un po' il gameplay, come va. Sì, pare buono, ma siete pari, quindi separati insieme non sente nessuno dei due. Cagati, cagati. Paura, eh? Chiedevo per una vita. Guarda che bel sorriso che ha Sir Daniel. Sir Daniel Fortescue, guarda l'eroe di Gallomir colpito a morte durante la prima carica.
Il velo della guerra e del tempo hanno cospirato per trasformare un volgare soldato in salvatore. Ma noi sappiamo la verità. Lascialo in pace. Il fato gli ha dato una seconda opportunità. Può finalmente dimenticare l'ignobile verità, sconfiggere Zarok e entrare nella leggenda. Auguriamogli buona fortuna. Che bello il doppiaggio, capolavoro sto gioco. La freccia nell'occhio non è niente che conta una freccia nel ginocchio. Tasti. Ora sei basso tu? Che cazzo. Questo è un muro invisibile. Questo è un muro invisibile, è un muro invisibile. Che fa? Oddio, che cos'è? Per parare questo? Io sono sempre basso. Come lo vedete, eh? La telecamera come si muove qua? Ok, ho capito come si muove la telecamera. Ok. Quindi non lo vedete a scatti, è tutto a posto. C'è il mazzotto. Il mazzotto è qui là. Mi pare che è dopo il mazzotto. Ok, ecco lo scudo. L'arma come si cambiava? Ok. Ragazzi, comunque non è che lo stiamo iniziando adesso, eh. Sto giusto testando per vedere come va. Perché se poi la roba scatta, non ha senso andare avanti. Vedete se vede bene. Ok. Okay, andiamo un po' contro gli zombie e vediamo che succede. È una live scam, è una live di test. Comunque, se volete chiedermi cose nel frattempo, ditemi pure. Intanto faccio un po' di test qui, anche in situazioni contro i nemici, mi dite se va bene. Allora, di la verità, io non credo ci sia alcun minimo problema per la roba PS1. Mi preoccupa la roba PS2, perché potrebbe preoccuparmi. Perché certe volte mi dava problemi pure con il mio vecchio PC. Questi si leggono. Mi depura nel modo più naturale. Plin plin. Fammi bere, fammi bere. Zago, mi farai comprare troppe casse d'acqua. Io ci risparmiamo sulle casse d'acqua. Ok. Marco si muore di fame. Domanda, boh, che ti pare del lavoro e dell'azienda? Allora, ho la risposta corta o la risposta lunga? Cioè, vi rendete conto che io da piccolo a 7-8 anni giocai la demo di Medieval, vidi questi zombie, mi cagai in mano e non ci giocai mai più. Captain Fortescue, sono io, Tim l'Astuto. Come va la battaglia? Quanto vorrei combattere a vostro fianco, capitano, ma aspettate, potreste usare il mio arco, è rapido e può far rimbalzare le frecce contro il muro per tirare negli altri. Comunque direi che va tutto bene con Medivore. Dopo che siete caduto, ho abbattuto Lord Cardock, il campione di Zarok. Un colpo preciso nell'occhio, lanciato da 1000 metri circa. Non sapevo neanche, certo, non giocheremo per bene la prossima volta. Per aver colpito l'occhio di qualcuno, capitano. Oh, arrivederci, capitano. Tutto ok. Allora
Allora, direi che possiamo staccare da Medieval. Mettiamo Parasite Eve, così vedo pure com'è la traduzione italiana. È impiazzato a fare tante robe per suo cliente di Malta. Un dramma, che è successo? Sì, comunque. Squaresoft. Lei sarà un casino e un clown. La differenza di arrivo cavi dal basso e dall'alto. Guarda, non posso parlare del tutto, però abbasso un po' alto, però ho avuto certi casi, non ne ho avuti molti a dire la verità, Per la maggior parte dei clienti con cui ho avuto a che fare, in realtà non mi posso lamentare, onestamente. Però ho avuto dei certi casi specifici di gente che era proprio un caso umano. Cioè, questa gente letteralmente io mi chiedo come faccia a essere ancora vissuta finora. A parte che uno mi sembrava palesemente drogato. Perché se non lo era, è un problema grosso. Esempio di una mail per gli Smirro. Ma scusa, ma la dovete scrivere così l'email? Non potevate scriverla grammaticalmente corretta l'email? O era automatica così e basta? Ora lui non so, Comunque non vedo l'ora di giocare Eva Parassita. Perché dovete sapere che Eva è una parassita, no? Che Adamo è innocente, è colpa di Eva. In realtà non so perché si chiama Parassettivo, però mi piaceva dire cazzate. Allora, vediamo come va. Ma no, ma perché mi... Porca puttana, non mi devi prendere sempre analogico. Perché sicuramente questo è quello che ti controlla. A meno se a Daniel Fortescue andava in giro a trotola. Aspetta un attimo. Vabbè, lo faccio con l'analogico, però intanto devo solo vedere se, come gira e... la traduzione italiana. La cosa divertente è che sto qua è un Ning e abbiamo fatto per ora tre progetti. Uno per una scuola elementare che sto iniziando adesso a montare qua. È una delle bozze che in teoria avremmo dovuto solo copia e incollare, ma facciamo così bene che dobbiamo sempre riscriverla a capo. E ci credo! Mi piace New York, ragazzi! Vedremo in sti giorni se la parte dell'automazione Paolo ha fatto qualcosa e sto progetto è per la casa farmaceutica Torre. Perfetto, andrà benissimo. Come lo sentite l'audio? Sto alzando, abbassando un po' di cose. Ditemi come lo sentite. Vedrò da gioco a gioco perché a volte gli audio sono diversi. Paolo ha fatto il progetto per un hotel e lui lo chiama Martime, vai a vedere il sito, il logo, è assoluto Martime, Madonna, bella, ma è la prima ad andarsene ogni volta che arrivano alieni e mostri vari. Vabbè, se tre facevo 400. Arturo Cacarone, grazie mille, Arturo. Aia Brea, 25 anni, occupazione ufficiale di polizia. Mamma mia, è proprio Brea. No, no. Comunque mi sembra scritto bene in italiano, baciato bene in italiano. Ne consentite di aver accettato il mio invito? Mio padre ha fatto tutto per curarsi i posti migliori. Dai, sorridi, ci divertiremo, te lo prometto. E invece io ti ignoro.
Non lo so, non sono esperto in emulatori o le console fisiche, ma ce le hai tutte, eh? Quali hai? Ti dico, ah, in realtà si muove bene così. Pensavo andasse per forza intercontrollo, invece no. Fluida, fluida la signorina. Guarda, io sono stato capace di emulare un po' di tutto. In realtà è anche molto facile emulare, devo dirti la verità. Però dovrei andare oltre, dovrei andare sul PS3 360, dovrei provare anche con quelle, però non da questo PC. Qua col mio PC che ho a casa. Torbane che ricordo, ma non correre che cadi coi tacchi. Vediamo sta scena, vediamo che succede. Già sento la musica. Ora comunque in questo momento sto proprio testando, visto l'inizio di ottobre. Come lo sentite l'audio? Alto, basso? Atari 2600, Commodore 64, Amiga 500, Sega Mega Drive, Game Gear, tutte le PS, cabinato al macchina figata. No, guarda, le uniche console che io ho in questo momento fisiche sono. Non qui, a casa mia. Il Master System 2, vecchio retaggio, non funziona più. C'ho anche delle custodie però, e dei giochi. La PS2, la PS3, la PS4, il Game Boy Advance SP, il 3DS, la PS Vita, la PSP, la Wii e la Switch che ho qua. La Switch fortunatamente me la sono comprata. Però roba vecchia vecchia non ho molto. Ah, è un Game Boy Color verde, però non credo che funzioni più. La mia mano è soddisfatta, però ok, se lo alzi non si sente più, non si sente, ok. Silenzio, sto cercando di seguire l'opera, scusa, scusa. Mamma mia! Questa Eva è proprio un fuoco! È ardente questa Eva! Classic la Scala Experience. Sto scaldando l'audio. Minchia, subito con la pistola lei. Guarda che scollatura che c'ha. Hai capito, Aya? Che male. Gesù, io non voglio. Oh mio Dio, io. Presto fuori di qui adesso. È troppo cazzuta lei. Vaffanculo, vai a cagare te. Andare da Eva? Andiamo a sparare a Eva? Sì, comunque non era in italiano il primo. Questo qua è appunto una patch amatoriale italiana. Da quello che ho capito, Herbo la sapevi pure tu, quindi fatta bene. Polizia di New York. Tu sei la sola che sei rimasta illesa. Beh no, a dire la verità anche l'altro è rimasto illeso, se n'è andato. Cosa? Presto ti sveglierai. Di che stai parlando? Ascolta, le tue cellule cercano di comunicare. Vogliono uscire.
questa è la battle phase. Un po' sgranato lì, però vabbè. Ah. Mamma mia! Aia, il colpo il corpo caliente in questo momento. Dove resisti proprio di quella spinta? What the fuck? Cosa mi hai fatto? Cosa mi prende? Ok, fa danno, scusate. Ah, ma quella è la barra TB! Proprio straight from Final Fantasy, l'hanno ripresa proprio da lì. Però ti muovi. E schivi proprio, ma che figata! Gli occhi stanno comunicando uno con l'altro. Mi sembra un avance questa. Più usare quel potere, più diventerai come me. Potere, quale potere? Tu chi sei? Eva. Non io che tu non mi conosca, Aya. Dovresti conoscermi bene. Cosa? E con il canto leggo il piombo, esatto. Saltano gli altarini qua. Che cos'è? Questa è Aya che si è fatta male. Da qui il nome. Oh madre. Jean-Claude, guarda che bello Jean-Claude. Ma cos'era? Ah. Aspetta, dove sta andando? Non ho ancora finito con te. Ti devo sparare ancora in puro stile americano. Minchia che buco. Mi sa proprio che mi tocca scendere di sotto, ma sei sicura? Sembra che siano arrivati i miei rinforzi. Scendi? Non ora. Boh, scendi, tanto stiamo solo testando il gioco. Poi ci gioco meglio la prossima volta. Oh mio Dio, mini Aya. Che poi Aya non sono anche Viustel. La sola qui è molto pericoloso, dovresti. Come corre? Comunque vedete tutto bene, no? Niente scatti, niente problemi, niente scatti della live. Il gioco è fluido, per quanto possa essere fluido. Aya, non Aya, ragione, c'è la Y. Vabbè, mo il gioco va avanti, direi. E incontri casuali? Come gli altri Final Fantasy? Cioè, come gli altri Final Fantasy, come i Final Fantasy, non Final Fantasy questo. Che non vedo niente. Sedere la coscia di Aya si vedono bene, la cosa molto importante. Topo mannaro. Porca puttana. Ma questa è la clip del finale di Yoshimitsu di Tekken 3. Sì, è questo il topo che è uscito dal laboratorio, è vero. Aspetta. Quindi non è incontri casuali? Mi piace un sacco sta cosa che puoi effettivamente schivare muovendoti. Cioè non è un movimento inutile. Esperienza, prossimo livello. Munizioni, sì, dammi le munizioni che le sto finendo, grazie. Era un barboncino Charmander, lo è.
Mio Dio, è stata Eva a fare questo al topo? Cosa sta succedendo? Chissà se c'è pure Adamo. Ragazzi, davvero non ho mai giocato Parasite Eve. Ho voluto anche non spoilerarmelo mai da nessuna parte, proprio perché mi ispirava. Ok, quindi vabbè, procede un misto survival horror misto tipo coso, tipo Code Elka che ho portato in live. Però il combat system mi sembra più interessante. Cioè, almeno muoversi serve a qualcosa, non è come la griglia di Codel che non sappiamo. Oddio, serviva, ma solamente a stare lontano dal nemico. Se ancora viva, resiste, adesso chiamo il... Vabbè, come... Ma seriamente, aia, ma la vedi come sta messa? E tu quanti colpi sparare? Ah, non l'avevo capito. Melissa, lei è un mostro. Non cercare di parlare, Melissa, Melissa, parli della protagonista? Probabilmente ha ucciso anche Suzanne, devi fermarla. No, ti prego, resisti, fatti forza. In Kodalki i combattenti facevano cagare. Era meglio se l'avessero fatto solo esplorativo. Allora, secondo me non erano così terribili. Il problema è che sono fine a se stessi, non servono quasi a nulla. Sono troppo basici. Sembrano più una scusa per metterci... come si dice? Gli incontri casuali. A me piace molto l'atmosfera, l'esplorazione, la mansion secondo me è fighissima. Oh mio Dio, chi è questo? Però il gameplay era lì e basta, cioè per variare, ecco. Ecco, prendi ogni cosa, è tutto sul banco. Non spaventarmi, sono una poliziotta. È quella che mi ha spaventato, signorina. Stavo preparando, Ehi, sono i membri dello staff, sono entrati qui. Sono un incidente, dovete uscire. Ma questo non ha sentito niente, ma seriamente. Cosa? Però, io non voglio morire qui dentro, addio. Ora morirà fuori. Gli appelli scemo. E infatti è morto. E vai. Che bello, si... No, che figo, si... Si vede il riflesso. Se penso che al giorno d'oggi in certi giochi il riflesso non si vede neanche, perché non c'hanno voglia di farlo. Era ben scemo, infatti. Sì, comunque ha senso usare il dual. Io pensavo che la logica non avesse senso, perché ho detto, vabbè, sarà tipo Resident Evil, è meglio stare con i tank control. Invece no. Buono. Vabbè, direi che ci possiamo fermare qui perché comunque, insomma, non me lo voglio spoilerare tutto, voglio giocare per bene la prossima volta e ricominciare per bene dal capo. Bello, bello però, bello. Ok, allora, adesso proviamo con la PS2. Facciamo un test, una prova del 9 con la PS2. Andiamo con Project Zero 3. Vedete bene? Potete vedere un attimo il volume qua. Take-Two Interactive. Take-Two. Take-Two, l'ha pubblicato Take-Two. Cioè è pazzesco. Vabbè, i primi due sono pubblicati da Ubisoft. No vabbè, è sempre di Tecmo. Allora, nuova partita. Vabbè, chi se ne frega, tanto non devo giocare davvero. Dite pure ovviamente anche l'audio, come lo sentite. Un secondo.
gioco un po' lo stesso. Direi che piove, sì. Ma no, ma come ben sai, non può piovere per sempre. Stavo facendo dei test prima, scusate, avevo visto un po'. Il volume come lo sentite? Lo dici te? No, no, lo dice il film. Oh, è Ray! Senza la Y. Should we get going? I heard this house was haunted. Too bad it's not. Rumors are just rumors. I'm gonna load these up. Ah, ok, l'audio, ok. Come ciao Matt? Non lo senti, non lo leggo Matt. Dove ha scritto Matt? Salto, eh. Il video sicuramente si vede bene, voglio vedere se il resto si vede bene. È dietro di te. Ciao Harlock, come stai? Ma come va? Discretamente. A te come va? Tutto ok? Io non mi posso fidare molto del mio cellulare, ragazzi. Perché il wifi non prende benissimo. Se è tutto in bianco e nero è rotto. Quello è il gioco. In questo momento è il gioco che è in bianco e nero. Si corre qua? Si corre. Dai, sì? Bene, bene. Cosa stai facendo di bello tu, Harlock? Mi fa un piacere vederti pure a te. Mi mancava fare live. Comunque spero tutto bene, dai. So che Rob sta facendo live ancora. Ultimamente l'ho visto anche, cioè mi è capitato per caso di vederlo. Sono molto occupato purtroppo ultimamente, però so che sta continuando a fare live, mi fa piacere. Sei un caso di Ace Attorney. Quale? Quale sei Ace Attorney? Io sono un grandissimo amante della trilogia originale. E anche dello spin-off di Edgeworth. What the fuck? Aspetta, aspetta, aspetta. Oh mio Dio. Che lasciamo pezzo. Farci l'abitudine. Ragazzi, come vedete, era live? Vedete scattare, non scattare, tutto a posto? Sia audio che video, come lo vedete? Sto facendo dei test adesso, Harlock, giusto per vedere se è tutto a posto per ottobre. Lo salvo, eh? Con gli occhi, ottimo. Il gioco ha una qualità migliore della tua cam. Benissimo. Ed è in bianco e nero, eh? No, beh, l'audio se lo sentite bene.
Ora sono alle prese con la sorella di Mia Fey. Oh, aspetta, ma quindi, aspetta, quindi sei il primo esatto. Sei sicura? Rimango qui per sempre, sicuri? Tiro che secondo me a qualità bassa fa pure più atmosfera. Io faccio più atmosfera a qualità bassa, va bene? Mamma mia, ma tu li hai mai giocati, Arlo? Io li adoro. Li dovrò portare in live pure prima o poi. Ma tu stai giocando la remastered, giusto? Il gioco? Te chi cazzo ti guarda? Ok. Vabbè, ma adesso il gioco avrà. Penso che non sarà più in bianco e nero troppo. Anche gli altri avevano un inizio in bianco e nero. Ok, gli devo dire qualcosa. Andiamo a dirglielo insieme. Ma questa è la prima volta? Mamma mia. Ti aspetta un bel viaggio. Comunque questo Arlok è Project Zero 3. Ho già giocato 1 e 2. Provo a giocare anche 3. Comunque, se stai giocando la Remastered, sappi. Oh mio Dio. Piedini! Ma che cos'è? Questo è un problema. Dicevo, su DS, la trilogia Are you originale okay? era tradotta in italiano. It was nothing. Mi pare che nelle remastered non l'hanno messo in italiano, non so perché. Ma non capisco, ma perché gli FMV non me li streccia pure in 6 cinoni? Non la capisco sta cosa. Perché non me la fa? Oddio, FMV, vabbè, i video. Perché Nintendo pesa il culo? Qualcosa mi dice allora che la traduzione originale era stata fatta da Nintendo, e siccome il gioco è diventato multipiattaforma, Nintendo gli ha dato i diritti per utilizzarla. Ho detto, ve la fate voi o vi attaccate al cazzo. E Capcom non l'ha fatta da sé. Un po' stronzi. Mi pare ci sia l'opzione apposta che dà una qualità diversa per i video. Sì, c'è, ma infatti non riesco a capire perché non cambia la cosa. Cioè, va bene pure in 4 terzi, non è che non va bene, però. Non vorrei aver sbagliato qualcosa, ecco. Vabbè, dai, salta, fammi vedere con i colori com'è il gioco. Perché come vedi il gioco è in 16 noni. Però i video non lo so, devo controllare. Questo posto è. Ok, ci sono i colori adesso. Oh, comunque vorrei. Non vorrei ben dire. Ci sono tanti esempi di vita del passato che si possono vedere. Però vorrei ben dire, ma. Questo è un gioco PlayStation 2. Così come anche quelli precedenti, Project Zero 1 e 2. Che si sposano davvero bene, cioè. Questo proprio per dire che non è una questione della grafica che deve essere forza spaccamascella. Basta uno stile come Dio comanda. E questo stile è bellissimo. È fatto benissimo.
Basta anche lavorarci e metterci impegno anche. Verbo curativo. Vabbè, vado un po' a caso, ragazzi, stiamo solo testando. L'importante è che il gioco non scatti alto, poi per iniziarlo si inizia a ottobre. Staffi gira bene, sono i vostri PC a essere vecchie, sì. La mappa, come si vede? Ok. Comunque a me il primo Project Zero è piaciuto molto. Il 2 mi è piaciuto ancora di più. Ora sono curioso di vedere questo com'è. Vorrei un attimino provare una cosa però. Perché siccome io ho bisogno di vedervi, di vedere la chat, ma vederla di lato, insomma, ho bisogno un attimino di mettermela di lato perché col cellulare comunque è troppo scomodo. Quindi scusate un secondo. Come vedete ora? Quasi full screen. Sì, purtroppo non posso fare più di così. Cioè, se faccio più di così, la vostra chat la vedo ancora più piccola e non vi leggo praticamente. Devo trovare un compromesso. Buono, ok. Ok. Quest'attimo va bene, ok. È che a dire la verità io volevo fare in full screen, ma avendo un solo schermo, i ragazzi col cellulare non ce la faccio. Col cellulare non ce la faccio. Perché pure a collegarlo col cavo, davvero non ce la faccio. Troppo corto il cavo per ricaricare. Non ho un modo di appoggiarlo da qualche parte sto cellulare. Ma così almeno vi leggo di lato. E si può fare. O tecnologia simile, lo so, ma siccome stiamo utilizzando un portatile, basta. Me la devo gestire così. Comunque il volume vi va bene così, perché al momento. Un secondo, vabbè. Perché il volume al momento è sul 50%. Voi come lo vedete? Come lo sentite? No, come lo sentite? No, non c'è molto audio in questo momento, questo è vero. Magari tra poco sì. Ma scusa, ma che co con cosa avevo fatto la moto prima? A parte voi, eh. Ho trovato una falla nel gioco. Ah, e qua si salva. Allora, l'importante è che non scatti, eh. L'importante è questo. Io purtroppo non sono neanche in una posizione comodissima. Si fanno sacrifici per le live. Anzi, come disse un noto youtuber importantissimo per i giovani, lo faccio per voi. Mentre sbustava 100 euro di Clash Royale. Bella sta. Ma se ho scavato un foro, il suono sembra rovina da me. Poniti accanto al buco e premi X. Per guardarci dentro. Questo gioco mi insegna a guardare dentro i buchi. Bello sto PT. Sì, un po' più avanti. Ah, sbircia così. Okay.
No, stronzo, sei andato. Che cazzo era? Ah no, sono glitch grafici. Ok, ho capito, erano glitch grafici. Visto niente. Ma è proprio una persona, non è un fantasma. Sto girando in tondo. Comunque, vi chiedo l'ultima conferma. Avete visto scatti? Avete visto problemi? Audio, video, scatto della live, live che muore? Avete visto qualcosa del genere? È andato tutto liscio finora? No, no, no. Non mi pare che hai corso. Porca puttana. Poi mi controllerò un po' di cose in questi giorni, però sembra che vada tutto bene. Allora direi che a meno di problemi a caso, tipo che ne so, una zona che muore, non dovremmo avere problemi. Scusate, ho avuto un momento routino. Ah, a proposito, il microfono com'è? Mi sentite bene con questo microfono? Non ve l'ho proprio chiesto sta cosa. Ovviamente sì, nelle altre live. Ah, perfetto, è così buono sto microfono. Bene. Finora ho risposto sparando a caso. Bene. Ok, quindi. Bene. Chiudiamo qui, non penso che abbia anche senso provare altro. Voi che dite? Master 2, guardate che porto Master 2, sei pesante. Sono pesante io. Beh sì, peso un po' troppo. Comunque io non lo so se questo... Io non lo so se questo Resident Evil Gaiden è canonico. Però c'è un personaggio di Resident Evil 1 qua. L'ho testato un attimo prima. Ma no, onestamente non credo che ci sarebbero problemi di sto gioco. Ah, infatti è rimasto pure in continua, se non che mi carica automaticamente. Vabbè, fai nuovo. Intanto lo so testare. Nel tentativo di fermare le operazioni della malvagia corporazione Umbrella Farmaceutici Inc. A proposito, l'audio com'è? Troppo basso del gioco? Troppo alto? Si è formata un'organizzazione clandestina. Questo gruppo è formato da ex agenti Stars ed ex impiegati Umbrella. Da qualche parte nel Nord America, nel nascondiglio dell'organizzazione. Alle 2:30 Barry, al rapporto. Sì, credo che sia Barry del primo. Ciao Barry. Andiamo a fare le armi biorganiche, spacchiamo tutto. Ma siamo pure nel transatlantico, quasi in mezzo al mare.
che una scheda di divertimento di polizia di Raccoon City era sulle sue tracce, ma abbiamo perso il contatto con lui. Il suo rapporto risale a più di 24 ore fa. No, allora è dopo il 2, scusa. Quanto cazzo è ambientato sto gioco? C'è pure Leon in sto gioco, davvero, non ci avevo fatto caso quando l'ho testato. Ma poi Barry non era morto nel primo. Vabbè, non me ne frega niente, salta tutto. Adda qua. Però sì, ma voi come lo vedete? Ok, lo vedete normale. Ma siccome l'ho testato, ve lo posso già accennare. Vabbè, salta, non frega niente. Lo sapete, voi lo sapete com'è il combat system di sto gioco? Pixelloso, Game Boy Color. Grazie al cazzo che è pixelloso. Lo sapete com'è sto combat system? Io sì, l'ho visto da Sabaku. Davvero l'ha portato Sabaku? Ho visto una croce? Sì, ma non è come pensi. Ok, ma l'ho preso loro. Eccolo qua. Devi colpire a tempo ai lati contro gli zombie. Onestamente è piuttosto me. Andate a copiato, assolutamente sì. Anche se non credo che avrà tanta varietà questo, Devi sparare a quello. Vabbè, sì, ciao. Tanto non le leggo queste cose, le leggerò la prossima volta. Forse. Ah, almeno droppano roba. Ma è ancora vivo? Io non capisco, sta cazzo di segnare amici sotto. Perché cos'è? Devo sparare a ste cose, tipo? Comunque non ero sicuro se portarlo... Tu lo consigli, tu, Erblo? Vale la pena? Non sembra brutto, cioè, un gioco che gioco per Game Boy Color, per carità di Dio. Lo spara gli zombie a distanza. In realtà non gli spari. Se tu fai così e poi lo miri, semplicemente hai, come si dice, la priorità. Devi sparargli per l'iniziativa, esatto. Non ho idea, non l'ho seguito. Sì, così, tipo, se ci riesco un attimo... Ecco, l'ho fatto. No, non l'ho fatto. Così ho l'iniziativa. Cioè, non gli sparo davvero. Gli sparo poi in combattimento. È bruttissimo però che la host del gioco scompaia quando ci sono gli zombie che ti vedono. È terribile. Se non combatto è meglio. Sto bloccato, cazzo. Oh, lo giocherei per curiosità. Anche solo per variare un po', perché se gioco solo survival horror di quello stampo...
penso che ci fracassiamo tutti un po' le palle, almeno variamo. Ma come fo? Finiamo munizioni? Aspetta. Ok, allora prendo il coltello. Ah, ma è ancora in combattimento? Ehi, coach, come va? Buonasera, retro coach? Vero, sapevo che faticavi il retro coach adesso. Però dici retro coach 16. Come mai 16? Ci sono le erbe pure qua? Io, ci sono gli enigmi pure qua, o è solo esplorazione? Pensate, siccome ho il coltello non miro praticamente. Ah, ma non lo prendo perché è lontano, perché sono col coltello. Neanche volendo. Devo aspettare che si avvicina. Ma se voglio scappare? Ah, così scappo, ok. Come stai, coach, bello mio? Vabbè, sto girando a casa. Vabbè, vabbè, non c'è bisogno che andiamo avanti. Era giusto un testing. Ora vorrei fare l'ultimo testing. Andiamo su Redream. Che sarebbe l'emulatore Dreamcast. Proviamo un boostinger. C'è scritto Activision, quindi suona bene. Vero? Questo è boostinger, che è un'esclusiva per il Dreamcast. Vediamo come gira. Se, ditemi pure se ci sono problemi, vediamo un po'. Minchia, partiamo dal Cretaceo. Ammazza. Di che parla sto gioco? E perché fa schifo, no? Pausa pranzo? Perché prima di tutto è dall'1 alle 9. È un orario del cazzo, mi blocca tutto il pomeriggio e la mattina non ho molto tempo di fare troppe cose. E la pausa pranzo la devo fare prima, perché sennò la faccio alle 5 di pomeriggio. A volte alle 4, a volte alle 4 e mezza. Sì, esatto, Erbro, ci sono solo due pause in tutte le 8 ore. Vabbè, ma perché stiamo facendo questo? Cosa succede? Però almeno è la sera. Almeno è la sera. Un po' più di sera. Che a tempo si spera. Cioè, se mi fanno dalle 10 alle 8 io preferisco, L'orario mi va bene. È dall'1 alle 9 che non sopporto. Pidini. Ma in generale come ti senti col lavoro? Alti e bassi. Semplicemente alti e bassi. E ci sto pensando un attimo. Prossimo mese farò la mia scelta. Mi ha detto di qualcosa e ritorno a casa, che sono quasi le 19. Madonna. E il mattino sì e no, perché vorrei dormire il mattino. Però sì, se vado a letto prima, sì, volendo il mattino potrei fare una piccola live di 1-2 orette. Guarda, mi chiamo Elliot. E sono squadrato. Wow. What the fuck?
Ma che cazzo? Ma è un horror? Penso che fosse... Sì, è horror sto gioco. Press the start button. Ma il codec! È Metal Gear! Quindi... Quindi Elliot. Damn it, I got cut off. Ma mettere il gomito così un attimo. Ma va a cagare! Quindi non ha i sottotitoli sto gioco. Oh mio Dio. Una persona sospetta mi guarda da dietro. Dov'è questa persona sospetta? È sparita. Mi stanno sparando? Cosa cazzo è successo? Che tu... Ah no, è un oggetto. Come si prendono gli oggetti? Small assi. Ok, la cura? Ma si può correre? O corre già così? No, così, guardo. Sto qui in scatola. Elliot Ballad, do you hear me? Barely. This is Elliot Ballad. We request D7 equipped rescue. Come sentite l'audio qui? Va bene? Wait, hold on. I'm on vacation. I'm totally unarmed. So I need help too. Oh, great. Tell me your location, Elliot. All I can tell you is that I'm by a pier. Okay, Elliot. First find an ID card. I'm sure there are a number of corpses around. Non ve lo chiederò mai più. Cosa dite che non siete un cazzo? What happened? Non vi dirò niente. Corpses? Did you say there are a number of corpses around? Where? Ci sono i corpses around. Eccoli qua i corpses. Minchia. Ok, sta diventando horror il gioco. Cos'è? Yeah. Ok. Non anche quando stai a casa. Ok. Ci abbiamo i corpses. Questo comunque lo vedete a schermo intero sulla live. Dai. Questo non ci deve spostarlo a schermo intero. Nel senso, io non ce l'ho a schermo intero questo. Ma che cazzo? What the fuck? Minchia, ma è fortissimo sto qua! Ma è bellissimo sto gioco! Ma è bellissimo! Spacco tutto! Chi ha bisogno di un'arma? Devo fare il check? Allora, il minimo esce un defile assassino, non lo so, andiamo a vedere. Minchia, che cazzotto! Come è morto male. Ma questa dove è spuntato? That was close. Thanks for helping me. My name is Elliot G. Ballad. Where's Tim? C'è un po' di ritardo con il lip sync, a quanto pare. Dogs. I'm a captain of the SS Diana. If you're Elliot, you must be with Tim. Tim is what? Dead? I don't know. They're brutal. I don't know. Is that Acer's answer? You know, Tim once told me. È strano che non ci siano sottotitoli comunque. Ma anche il doppiaggio che è un po' sfanculato. I am still a rescuer. There are people there who need help. What a joke. Obviously, you're going to need good help, like me. I can't let a wimp like you go alone. Whatever. Ma quindi si posso usare tutti e due i personaggi? Che succede? Items, map, weapon, Elliot, dogs. Ah, lui si chiama Dogs proprio?
Cioè, proprio, lui si chiama Kami. Non credo che si abilitino. Può darsi anche che si abilitino. Può darsi anche che ne c'era. Ah, dai, potrebbe pure essere che magari sia una abilità. Era un po' strano, però può darsi. Boh, change character. Ah, posso. Voi chi preferite? Elliot G. Ballade o Dogs Bauer? Che cazzo? Cacca. Allora, credo sia oro questo gioco. Ah, ma non è che hanno tipo abilità diverse, perché lui tipo non combatte, cioè lui pare e basta. O sta mirando così? No, non ho capito. Oh mio Dio. Cane? Ora sei cane, ora sono i cani, sì. È una bowgun, sai cos'è? La balestra. Perché abbia una balestra non lo so, però una balestra. Minchia, come cazzo è? Stavo tentando di sistemare la telecamera con l'analogico destro, poi mi sono ricordato che il Dreamcast non aveva un analogico destro. Il magazzino degli Arrocia. Sto sprecando munizioni a caso. Sai com'è? Non sai cos'è. Sai che è. Ah, sai com'è? Scusa, ho detto male. Ma chi è questa? Lui subito tira fuori l'arma. Allora, secondo me questo gioco sarà psichedelico da giocare. Però mi intriga per quanto sembra assurdo. Per l'unico intelligente. Nephilim. What the hell is that? How do you know its name? I'm not sure. Oh, I've a bad feeling about this. Oddio. Ma tirano fuori le monete. Però aspetta. Fammi switchare con l'altro. E quello almeno prende a pugni la gente, dai. Yes. C'hai money. Yahoo! Ma sembra stranissimo sto gioco, però non lo so, mi ispira. Sembra tipo un so bad it's so good. Proprio quelle robe palesemente B-movie. O Z-movie. A tre mappe. Che è successo? Ma questo è un filmato. Questa è una Oddio, c'è la figa. Ok, lei mi piace. I can't believe it. Shooting from that far? No shit. Shooting from the fuck. Oh shit. A woman? Una donna che sa sparare. Com'è possibile? This is Janine, over. You're great. If you're an ESR member, you'll definitely be ranked A+. You're flattering me, but you won't get anywhere that way. You non te la porti a letto, mi dispiace, c'è roba. If the shuttle is moving, that is. And forget it if you don't have an ID card. Che pare che il doppiaggio muore a caso. I like it, Janine. Who the
well as Janine. Non so se è un problema di emulazione o se è sminchiato di base il gioco. Non è comunque un problema, che direi che la trama non è proprio il punto forte di questo gioco. Ma che io la stiamo ancora seguendo, a dire la verità. Babbo. Babbo, direi che comunque gira bene, tutto a posto. Possiamo chiudere anche qui. Ok, ragazzi. Comunque, la cosa che più mi premeva era salutarvi perché mi mancava. Mi mancavate. Mi mancava essere in live. Temevo che ci potessero essere problemi. In realtà no. In realtà devo dire che problemi non ce ne sono. La live è andata bene. Tutti i giochi che ho portato non c'erano scatti, non c'erano problemi di audio o altro. Quindi posso confermare che da lunedì, da domenica prossima si parte con le live.